Presentato il bando per la costruzione del carro trionfale della Festa della Bruna 2024 di Matera, il concorso è finalizzato alla scelta del miglior progetto sul tema svelato lo scorso 2 ottobre in cattedrale. Allo spezzare il pane, i discepoli di Emmaus lo riconobbero e dissero: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le scritture?» Nel bando alcune importanti novità. Noi abbiamo pensato di cambiare un po' la nomenclatura. In passato si diceva professionisti, non professionisti. Noi abbiamo ritenuto opportuno chiamare costruttori e coloro che partecipano nella prima sezione, che poi vanno a realizzare il carro, mentre i non professionisti abbiamo deciso di chiamarli amatori. Sono coloro che si cimentano a realizzare un bozzetto e per la prima volta diamo la possibilità ai ragazzi da 14 anni in su o singolarmente o in gruppo di poter realizzare il bozzetto. Di strettissima attualità il tema scelto per il carro trionfale del 2024. Viviamo momenti difficili a livello internazionale ma anche a livello locale. Sperimentiamo senso di solitudine, di abbandono, di tristezza, ma noi come cristiani siamo chiamati, invitati a offrire al mondo e alla nostra comunità un messaggio di speranza. E la speranza non è qualcosa che ci porta alla disillusione, la speranza è una certezza, è una persona. E per noi questa speranza è Gesù Cristo, il risorto. Ecco perché quest'anno il tema offre alla nostra meditazione, alla nostra riflessione, la vicinanza e la prossimità di Cristo risorto.